Allora, ciao a tutti e a tutte quelle che seguono Passi di Quiete tra le comunità e i villaggi. Stiamo trasmettendo dall'Albero della Vita, che è la seconda tappa di questo percorso tra sette comunità diverse, 12 giorni. Ci siamo arrivati dopo 26 km di cammino, direi che ce la siamo guadagnata e ieri abbiamo avuto una di quelle accoglienze proprio con il cuore. No? Come è stato ieri? È stato bello arrivare qua perché c'è Silvia con Silvia che è qua dietro. Siamo con una tavola imbandita meravigliosa e si sentiva che ci poteva cucinare con amore. Piacere essere Piacere nostro, grazie. Ha ristorato proprio dalle fatiche, ma qual è il segreto del vostro team di cucina per riuscire ad essere così pimpanti, abbondanti? Perché noi in realtà avremmo coniato il claim, Antonio, intanto non te l'abbiamo detto, il claim, il sottotitolo dell'albero della vita è la via dell'abbondanza. Se ve la volete scrivere da qualche parte. Insomma, qual è il vostro segreto della via dell'abbondanza della team cucina? Direi la musica. Ah, wow! Non è male, Avete una compilation è una vostra? bella vibrazione, esatto. Poi la musica la compongono Luca, Samuele, Marco in cucina, Antonio, tutti noi del gruppo Albero della Vita, siamo tutti dei compositori. Wow, fantastico, perché veramente quello che esce da voi anche a colazione oggi è fantastico e quello che esce è ancora più fantastico perché ci sono anche prodotti di questo luogo. Voi ne sapete qualche cosa? Dai, diamo la parola a Luca e Samuele, perché tra l'altro una delle cose che abbiamo fatto questa mattina, fantastica, tra l'altro un'altra cosa molto nutriente, proprio sempre nutrimento dell'anima, dello spirito qua, è stato il fatto che la comunità si è proprio aperta a mostrarci quali sono le attività nelle quali si sta sperimentando, perché questo di sicuro è un posto dove non si annoiano, No, quello dove decisamente. anche non restano proprio tanto. E adesso che cosa faccio? Aspetta che c'ho, ecco. E invece si sperimentano in tante cose diverse. Voi anche li state sperimentando qui da un pochino di tempo e ci avete portato nella parte agricola, poi siamo andati a vedere i cavalli, ma parlateci un pochino di voi, perché insomma ci avete accompagnato per la mattina. Vabbè, io mi chiamo Samuele, sono qui circa da quasi un annetto. E, diciamo, io arrivo dalla scuola di counseling e dopo, diciamo, finito il percorso che ho fatto nella scuola, ho scelto di unirmi ai ragazzi che erano già qua che si occupavano della parte agroalimentare e principalmente mi occupo della parte degli orti, di ortofrutticola diciamo, insieme a Luca e altri ragazzi abbiamo avviato serie di progetti legati al territorio, alla scoperta del territorio e alla promozione dei nostri prodotti nel territorio che vediamo Mettendo assieme un sacco di conoscenze, negli perché oggi siamo andati a vedere gli orti e il terreno che c'era da queste parti. Per noi, ad esempio, abbiamo scoperto che io e lui veniamo più o meno dalla stessa zona, che è quella delle Prealpi Vicentine. Noi siamo abituati ad avere l'humus naturale per terra, cioè quel bel terreno scuro, no? Che profuma. Qui invece c'è un terreno che lo vedi e dove non ci hanno lavorato loro è argilla, che dici, oddio, ma qui io non faccio un orto. Ma sotto la paglia dei bancali lo vai a prendere in mano, lo annusi, wow, e sa proprio di vita, di buono. Ecco, questo non è venuto a caso, è venuto grazie al lavoro loro, alle tecniche, alle passioni, e tu ci sei da un pochino di più tempo, vero Luca, su questa cosa? Sì, ciao a tutti, sono Luca, appunto, io sono qua. Sì, lo tengo io, ti Io guarda pure a casa, tra beh, virgolette. sono qua ormai da 5 anni abbondanti, proprio come stava dicendo Safir, noi diciamo che è stato quello lì proprio la prima piattaforma. Abbiamo iniziato da lì il nostro anche lavoro interiore, chiamiamolo così, perché sembrava impossibile poter coltivare anche i nostri vicini magari un po' screditavano questo tipo di iniziativa e che poi si è dimostrata, soprattutto nel paio d'anni, una scommessa ben riuscita perché poi il terreno ovviamente risponde a tutte le tecniche e all'approccio che noi in primis diamo e semplicemente un po' ascoltando, percependo come vuole essere gestita la terra che di suo ha una coscienza, ha un'intelligenza, ha un sapere.
siamo riusciti comunque ad avere dei buoni risultati e a iniziare a sfamarci, comunque iniziare questo percorso di crescita sotto tutti i sensi. Perché il sogno fin da ragazzo era chiaro e qui hai realizzato un sogno apparente, giusto? Sì, io fin da bambino ho sempre avuto il pallino e il sogno di avere un'azienda agricola proprio perché mi piaceva sia la vita all'aria aperta, sia quello che per me era l'idea, perché al tempo era un'idea, della vita in campagna del contadino che ha nell'aria la possibilità di costruire relazioni con le persone, chi gli dava una mano, chi veniva anche semplicemente a bersi un bicchiere di vino. E io è una cosa che ho sempre sognato. Non me l'ero immaginata così com'è, però devo dire che alla fine di tutti gli sforzi, anche perché non è una cosa che è caduta dal cielo, è una cosa della quale io vado particolarmente fiero, sono orgoglioso, nonostante magari le lamentele che possono esserci, alle quali siamo abituati. È una cosa che però mi fa alzare la mattina e io ti posso dire che in parte ce l'ho fatta a raggiungere quell'obiettivo che era dire io voglio alzarmi la mattina con uno scopo, con un senso. Non voglio avere la pressione di svegliarmi la domenica con l'ansia che il giorno dopo è lunedì. Sì. Lo scopo qui è importante, ce ne parlava prima Antonio quando abbiamo fatto l'incontro del gruppo, è un pochino il messaggio che ci ha mandato come gruppo di attacchi, prima non c'è arrivato alla fine, Giovanni ci ha detto in qualche modo chiedete alla parte spirituale qual è il vostro scopo nella vita e qua sembra che in tanti lo stiano chiedendo e stiano riuscendo a realizzare un pezzettino. Questo ce ne vuoi parlare un attimino Antonio, di che cosa c'è dietro in fondo tutti questi settori diversi di attività che sono, ma che cos'è l'albero della vita? È scuola parentale, sono i cavalli, è l'allevamento, sono gli struzzi che ci sono qua, è l'agricoltura, è lo spaccio, oppure dietro c'è qualcos'altro che tiene assieme tutti questi fili diversi? Mentre parlava Luca, in effetti pensavo che Luca ha fatto una grande trasformazione in questi anni e pensavo al terreno argilloso che poi è diventato fertile, che è un po' la metafora anche di quella che può essere stata la sua trasformazione interiore, la trasformazione interiore di tante persone qua, che attraverso le attività che portano avanti realizzano anche una trasformazione, una maturazione dentro. Una trasformazione che deriva quasi sempre dalla capacità di prendersi fino in fondo determinate responsabilità e non viverle come un peso, ma viverle come uno scopo di vita. E comprendere più profondamente che la vita non ci ha chiamato su questo pianeta per fare una vacanza, ma ci ha chiamato per metterci alla prova, per realizzare il nostro potenziale e realizzare il nostro potenziale. Oggi troppo spesso sembra solamente una fatica, ma in realtà se noi torniamo a vederlo come un dono, riusciamo finalmente a conquistare quell'idea di libertà che è una vera libertà, quell'idea di autonomia che è una vera autonomia, cioè l'autonomia e la libertà per me sono la consapevolezza di potersela cavare nella vita in tutte le situazioni e non solo nelle situazioni che piacciono a me, ma proprio essere in grado di affrontare tutte le situazioni a testa alta e senza quella paura, senza quell'ansia, senza quel senso di difficoltà o quell'idea di una vita che ti sovrasta, che a volte troppo spesso nella nostra società sta prendendo il sopravvento, poiché l'essere umano si è abituato ad avere tutto subito e quando questo non accade gli sembra un dramma. La cosa che mi continuo a rivedere per la prima volta nella vita fu questa enorme quantità di persone laboriose, mai ferme, mai veramente immobili. È stato bellissimo. Un'altra cosa che mi ha colpito era la gioia negli occhi, perché in qualche modo stavano vivendo la loro missione di vita, c'era la felicità di poterlo fare. Quindi lo porterò sempre. E poi un'altra cosa tangibile, per me che l'ultima volta sono venuto qui un paio d'anni fa, è il luogo che ci sta ospitando adesso. Alcuni di noi stanno dormendo in camera, in un edificio, ok? E io l'avevo visto un paio d'anni fa con aggrezzo, con il cemento, con il lavoro in corso, ma no in corso, cioè era a un livello di prima delle canalette elettriche e impianti idraulico ancora da fare, 2 anni fa.
per cui adesso è pienamente accogliente, e per cui wow, no? Proprio come questa focalizzazione, questo essere nel proprio climax sostanzialmente porta proprio la realtà a manifestarsi, a trasformarsi, no? Molto velocemente. E d'altronde è un po' il sottofondo di questa comunità, che in realtà non è che esiste da chissà quanti anni, esiste dal, sì, nel 2017. Dal 2017. Siete passati da quanti a quanti? Da 5-6 a praticamente 50, diciamo saremo per una quarantina di adulti, forse 35, ecco. Siamo, poi ora io dico dei numeri, ma probabilmente sono sottostimati, perché poi quelle, le persone che sono entrate negli ultimi 3-4 mesi probabilmente non le sono entrate. Esatto. Diciamo che calcolando le persone che sono arrivate almeno un anno, probabilmente siamo 30, dai 30, 35 adulti e 50. Beh, ascoltiamo qualche voce di chi di andante è arrivato qui, no? Come si è sentito accolto, se c'è qualcuno qui dietro. Lo passo. Mi chiamo Fiorenzo e devo fare i complimenti a Luca e Samuele, perché le fragole sono buone. Era tanto che lo mangiavo queste fragole, questo sapore proprio di fragola. Fuori nei negozi proprio non hanno un sapore da fragola. Ma questo posto mi sembra una grande famiglia. E qui ci sono dei concetti, dei valori veramente veri, di fratellanza, di unità, e per cui veramente mi sento a casa. Grazie. Grazie mille. C'è qualcun altro qua che ha voglia di portare un po' il proprio vissuto qui? Ciao a tutti, io sono Ilaria. Beh, sono abbastanza frastornata perché è troppa emozione una volta sola. E tra il cammino di ieri, alla fine della giornata, fatica ma una gran soddisfazione e unione col gruppo. E poi una volta arrivati qui, mamma mia, complimenti a tutti, perché vedo proprio la gioia negli occhi, l'amore che state mettendo in questo progetto, il valore profondo in ognuno di voi quando parlate, bellissimo davvero, lo sento molto. Questa cosa qui mi apre proprio il cuore. Bello, complimenti a tutti e grazie, tanta gratitudine davvero. Grazie. Scusa, mi inserisco un secondo. La domanda che hai fatto all'inizio, no? Del cibo. Allora, alla fine avete risposto voi alla domanda che voi stessi avete posto, perché ciò che rende, diciamo così, che dà energia a tutto questo lavoro che stiamo facendo, la direzione che stiamo seguendo e tutto ciò che in qualche modo ci dà modo di seguire la direzione, è proprio l'accoglienza. E quindi voi l'avete esplicitata in un qualche modo, e l'accoglienza prima di tutto di noi stessi e poi dell'altro essere umano. Quindi questo è il filo conduttore, diciamo. Quindi grazie a tutti davvero. Grazie a tutti voi. Noi abbiamo avuto la bellissima esperienza poi di mangiare assieme alla comunità, e proprio attorno ad un banchetto, seduti misti, chiacchiere, per cui proprio una grandissima apertura del gruppo con il gruppo. Tantissimi, perché già questo gruppo è di 30 persone, qua sono altrettanti se non di più, per cui è stato meraviglioso a tutti i pasti. Per chi vuole altre informazioni sull'albero della vita, c'è un sito? C'è una pagina su per cui su Facebook c'è la possibilità di approfondire. C'è un grande progetto oltre che è quello della scuola di counseling, non so se vuoi citare qualcosa rispetto a questo. Faccio tutta questa iniziativa, nasce dallo scuola di counseling, poi abbiamo col tempo anche iniziato la scuola parentale per i nostri bambini, principalmente, ma arrivano anche bambini dall'esterno, alcuni anni di più, alcuni anni di meno. Poi c'è tutto il settore dell'agricoltura, c'è il settore dell'allevamento,
fondamentale che secondo me deve sempre più diventare un punto di riferimento in questo posto, insieme alla ricerca interiore, quindi sono due passaggi che poi permettono una trasformazione interiore al 100%, perché la trasformazione della terra, la trasformazione della materia prima, dal latte al formaggio, dalla farina, dal grano alla farina, alla focaccia al pane, cioè, sono tutti processi alchemici fondamentalmente che poi si possono riflettere interiormente. E se questo posto diventa il centro di un'autoproduzione, di una ricerca delle migliori capacità, talenti e la parte migliore di se stessi, diciamo che ha raggiunto poi il suo scopo anche nel dare un esempio delle nuove generazioni. Oh. E sogni per il futuro che potete condividere? Di portare a termine, allora diciamo che se tu ci chiedi cosa, dove vivete voi, viviamo in un progetto di comitato, perché noi non consideriamo ancora un comitato, perché ad esempio non abitiamo tutti qua, solo famiglie abitano all'interno di queste, dei 50 ettari, diciamo così. Quindi quando realizzeremo il villaggio vuol dire che quasi almeno l'80% delle persone che giungono al progetto vuol dire che avranno trovato anche una casa qui, ecco. Quindi quello è uno dei sogni sicuramente delle prospettive, che non sappiamo ancora bene come al 100%, ma cerchiamo di seguire. E noi vi auguriamo di riuscirci quando sarà ora, per cui probabilmente presto, visto i vostri beni. E intanto, visto che siamo in chiusura, ringraziamo la Rive che patrocina questo cammino, la Rete di Villaggi, i nostri media partner che sono Terra Nuova e Italia che Cambia. E di Terra Nuova, che se leggerete le sovrappressioni qui c'è sconto per avere sconto sulla buona. Benissimo. E noi domani mattina, prestino, ma non prestissimo, per cui avremo modo di fare un ultimo saluto con le persone della comunità, partiremo alla volta di Navi in centro della Terra, da dove vi attendiamo per la diretta di domani sera, che però sarà alle 21, sì, perché sarà dopo cena. Ok, per cui chi avesse voglia, domani sera alle 21, e per gli altri seguiteci sul gruppo dei Cammini d'Italia, sulla pagina Facebook varie, quelle dove ci state trovando, e buona serata. Buona serata. Ciao. Venite a trovarci.